Addio Litas. La valuta nazionale della Lituania lascia il posto all'euro. Dal 1 gennaio la Repubblica Baltica entra con i suoi 3 milioni e mezzo di abitanti e 35 miliardi di PIL nell'eurozona, che sale così a 19 paesi. Per Vilnius la moneta unica rappresenta un passo che avvicina all'Occidente e allontana dall'Est. E il paese ci tiene a portare tutta la sua esperienza. La realtà è che in Europa c'è bisogno di più riforme strutturali. Noi possiamo parlare della nostra esperienza e usarla come esempio che potrebbe aiutare i nostri omologhi. La Lituania ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1990. L'adesione alla moneta unica segna una distanza geopolitica nei confronti della Russia in una fase delicata dei rapporti tra Mosca e Bruxelles, mentre il suo debito pubblico è inferiore a quello di Germania, Francia, Spagna e Italia, un esempio per i paesi fondatori dell'Europa, un'ondata di ottimismo per Bruxelles. Gli imprenditori devono capire che deve cambiare il loro modo di vedere le cose, devono pensare ai rischi del mercato come fa la Russia, devono capire che in un'impresa non ci può essere sempre un profitto del 15-20% come c'erano in Russia. Il paese baltico porta nell'eurozona una forte esperienza di politiche di bilancio sane, di riforme strutturali che hanno consegnato alcuni dei tassi di crescita più elevati in Europa. Allo stesso tempo, Vilnius spera di elevare lo standard di vita dei lituani e di far crescere il livello di produttività. Abbiamo una mancanza di forza lavoro perché abbiamo iniziato a costruire le nostre imprese solo 20 anni fa, quando la Lituania è diventata indipendente. E sicuramente la produttività non è quella dell'Occidente. Gli stipendi possono crescere, ma anche la produttività deve crescere. Tra luci di Natale e auguri di buon anno, un ingresso nell'eurozona che avviene proprio nel 15° anniversario del lancio della moneta unica. Era il 1999.